E indubbiamente, Maurizio voleva che parlassimo anche di calcio e lo faremo subito, prima di salutarci perché vi avevo Vi lascio con promesso te. solo mezz'ora e Sì. poi è stato molto di più. Siamo a E anche, 50 minuti. esatto, la questione Serie A, no? Si ritorna o non si ritorna, il problema è anche in parte di natura etica, perché se sono previsti oltre 1500 tamponi, con controlli quasi quotidiani per i calciatori. Cosa ne sono dei tamponi che invece tanta gente avrebbe bisogno di avere e non ha, e soprattutto i controlli che tante persone necessiterebbero e dei quali non possono fruire. Però, ed è una verità, l'altra verità è insomma che è vero che il calcio è una macchina di soldi e lo è anche per l'economia di questo paese, la quinta impresa di questo paese, e non è fatto soltanto da calciatori, allenatori e dirigenti, ma anche da tutto il mondo che ci lavora intorno. Come ci dividiamo in E questo? la ristorazione quanto pesa rispetto al calcio? E l'alberghiero, e il turistico, e che so, l'attività sportiva non agonistica, è una foglia di fico. Cioè, secondo me è veramente una forma di arroganza insopportabile, quello da parte del calcio, dire di essere un'industria di cui non si può fare a meno. La moda pesa molto più del calcio in Italia ed è stata bloccata in maniera enorme con dei danni spaventosi perché loro lavorano a distanza di 2 stagioni. Cioè la moda presenta ora l'inverno dell'anno prossimo. Inibire alla moda italiana di presentare l'inverno dell'anno prossimo significa che la moda italiana è azzerata per 2 anni. Ora, È uno parlare dei del settori più calcio, martoriati, tu sai Sabrina quanto siamo appassionati eh? noi, no? Certo. Quando vediamo il calcio. Ma in questo momento, così anormale, il calcio rientra in una normalità che non c'è. Non c'è Cioè proprio. io, se non posso andare a mangiare una pizza con te, se non posso andare a bere una birra con Enrico, non voglio vedere manco la partita. Cioè, A non porte chiuse, vendersi precisiamolo, eh? il Quindi comunque uno calcio come... spettacolo fine a sé diventerebbe. Vendersi il calcio come questa impossibilità assoluta di fermarlo. Ma perché? Cioè, se si ammala un calciatore, che succede? Un solo Di calciatore. nuovo, Tutti, perché tutto chissà questo. quanti non sappiamo che sono stati malati, Cioè, gli attenzione. attori non possono girare una Attenzione. scena d'amore. Come fanno due calciatori ad entrare in contrasto? Cioè, è una cosa che No, secondo me Mauri, io è... ti aggiungo un altro elemento. Ogni squadra a porte chiuse vuol dire un centinaio di persone, tra steward, personale, eccetera, eccetera. Alcune squadre fanno i charter con gli aerei, ma altre squadre no. Quindi la Proprio, mobilità, cioè, io quindi i dico tamponi sono solo il una cosa, meno. io dico prima le persone, prima la salute. No, ma i tamponi Questo sono il è. meno. Il calcio, poi che calcio sarebbe? Sarebbe una sorta di autopsia, cioè sarebbe un calcio cadaverico, cioè senza pubblico, L'abbiamo già visto, tra Inter e Juventus, in condizioni di molto allenamento triste. precario, con i contratti scaduti o in scadenza, perché poi chiaramente questa non è gente. Quest'anno prossimo la stagione la devono cominciare comunque a settembre, a Certo. ottobre, no? Quindi già si mettono d'accordo con gli altri, già fanno contratti con gli altri, quindi ci dobbiamo prendere in giro. Sarebbe una cosa informe, che non ha proprio ragione di essere. Io non ricomincerei mai il campionato, lo dico. Assolutamente, ma poi anche la